La Middle entra nel vivo, la sfida di questo Final Four, la semifinale, è tra il Villa Glory contro Stas, da capo del socio, su Marco Rompietti. Gianni su Mazzetto, Mazzetto dentro verso Torelli a Stancolli, miracoloso il portiere di Stas. Anche il recupero di Torelli su un errore, Torelli insiste, calcia! A segno il più giovane della formazione del Villa Glory, Torelli, bravo a recuperare il pallone e andare col mancino, pallone in buca, è il gol che porta avanti il Villa Glory. Recupero di Giovannini, si propone Bongarzone che può andare verso la porta, Bongarzone colpisce il palo. Mazzetto va dentro, Giovannini impatta il pallone ma non trova lo specchio. Ancora Crudele, Francesco Carotti a fare sportellate, passa Carotti, buono, lo mura. Sia Carotti che passa in formato caterpillar al Crudele e poi buono salva sul tiro di Carotti. Occhio a Toni che può andare centralmente verso la porta, Toni a Stancolli, ancora protagonista. Giovannini, bordata, respinta. Poi l'aggancio elegante di Crudele che va con l'esterno, bene su Carotti, Carotti! A passo dal pari Stas. Apre su Bongarzone, Bongarzone va dentro. Poi Toni al rimorchio. Pallone che passa, attenzione, Galeazzi, buono in spaccata e poi blocca anche il secondo tentativo. Ancora Filistini, è solo e non ha soluzioni, la trova ora in Galeazzi che si gira e calcia alto. Toni, cerca di trovare fittante su Giovanni che prova il colpo di tacco. Giovanni su Torelli, Torelli da questi a Toni, Toni dentro! La palla finisce direttamente in porta, Cristian Toni porta al raddoppio al Villa Glory. Tra i protesti i giocatori di Stas erano un po' coperti, non ho capito bene che cosa stessero recriminando. Fatto sta che comunque al Villa Glory raddoppia al termine del primo tempo ed è un gol molto pesante. Termina qui la prima fase di gioco, il punteggio indica 2-0 per il Villa Glory. Mazzetto trova un corridoio giusto per Toni, Toni messo giù, è calcio di punizione credo, perché credo sia fuori dall'area. No, è calcio di rigore. L'arbitro indica il dischetto e calcio di rigore. Allora, il dubbio c'è. Proviamo a chiarirlo con questa immagine. Bongarzone. A Stancolli! La risposta che tiene vivo il match. Buono su Torelli. Si alza il pallone. Leonardi lo attacca. Leonardi di grinta insieme a Porchetti. La palla sfida e Bongarzone può lanciare di Torelli. Torelli cerca di evitare a Stancolli. Ci riesce e coglie un palo interno. Incredibile. E la grande giocata in contropiede, Bongarzone si riscatta dopo il rigore e segna il punto del 3-0. Il palla che fuoriesce Torelli, che parte su Crudele, Torelli a tu per tu col portiere, Torelli! Un giocatore pazzesco stasera a Campagel Social, ha fatto una partita straordinaria Mirko Torelli, riparte in cost to cost nel giro di un minuto, Stas capitola 4-0. Leonardi, Carotti anticipato, Torelli è velocissimo, Leonardi in estirada. Poi Torelli insiste, la mette dentro su Giovannini che la controlla in qualche modo. Arriva Bongarzone, sempre possesso Villa Glory. Giovannini sul secondo, c'è Torelli. La scarica su Bongarzone, la devia Giovannini, sotto misura. È il punto del 5-0 per il Villa Glory che di fatto ha messo le mani sul match. Carotti si gira in un fazzoletto, buono, para ancora. Attenzione, il destro sotto misura di Carotti. Il gol che ridà vita e speranza a Stas, 5-1. C'è ancora tempo anche si stringe, tuttavia il gol di Carotti dà almeno un sospiro di sollievo a una squadra che non meritava questo pesante passivo. Aiuta, aiuta, aiuta. Carotti, buono a mano aperta. Mazzetto su Giovannini, Giovannini. 6-1, il gol di Davide Giovannini, una rete importante perché blocca in un certo senso il tentativo di ritorno di Stas. Leonardi, una bella fiondata del bomber maglia numero 10, la palla esce fuori. Occhio a contattacco con Carotti, tra le gambe di Buono, rete del 6-2 nel recupero, ci sono altri 3 minuti da giocare, Stas con orgoglio. Ancora Cristian Toni, numero su Leonardi, Toni sul secondo, arriva Mazzetto, mette anche lui la firma sul match, 7-2, assegno Mazzetto, ma gran giocata di Toni. Giovannini va verso Toni, Toni tra le gambe di Stancolli. Ancora in gol al Villa Glory in questo finale con Cristian Toni, degno protagonista di questi ultimi minuti. E Villa Glory vola nella finale di Middle di domenica 15 luglio. È game over ad Angel Soccer a passare al Villa Glory con una netta vittoria. Stas che ha pagato a mio avviso una gestione, la partita è rivedibile,
dopo un ottimo primo tempo la squadra nerazzurra si deve arrendere dopo aver fatto comunque una bella Summer Cup dall'altra parte. Però il Villa Gloria ha dimostrato tutta la sua classe e forza e proprietà del futsal, e domenica saranno loro sicuramente i favoriti numero uno per alzare il titolo.